Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Nuove accuse nei confronti della Juventus, dopo lo scandalo plusvalenze nel mirino sono finiti anche i rapporti con i procuratori. Potrebbero arrivare conseguenze, le richieste del Codacons sono pesantissime. Si tratta di un vero e proprio vaso di Pandora, considerando che negli ultimi anni molte operazioni che hanno coinvolto il club bianconero avevano fatto storcere il naso agli appassionati di calcio e agli opinionisti. Sotto accusa ci sarebbero in particolare le plusvalenze nel calciomercato e i compensi ai procuratori iscritti nei bilanci di 3 stagioni sportive, da quella conclusa il 30 giugno 2019 all'ultima, terminata il 30 giugno di quest'anno. In totale ci sono plusvalenze per 282 milioni di euro in 3 anni, connotate da valori fraudolentemente maggiorati, secondo la procura. Sulla questione era già aperta un'indagine della Consob, la commissione che vigila sulle società quotate, cominciata il 12 luglio scorso. Come afferma il presidente Codacons, Marco Donzelli, l'impianto accusatorio è molto grave e getta una luce sinistra sugli ultimi campionati di calcio anche perché, come sappiamo, vi è stato un vero e proprio predominio bianconero negli ultimi anni, terminato nell'anno passato. Se la Juventus dovesse essersi legittimamente avvantaggiata sui club rivali con operazioni di questo tipo, allora verrebbe meno la regolarità degli ultimi campionati di calcio e, come conseguenza, la federazione e l'autority per la concorrenza del mercato dovranno intervenire e sanzionare i responsabili. Al di là delle responsabilità individuali, il club non potrà andare esente da punizione. Per questo e a tutela di migliaia di tifosi, presenteremo un esposto all'antitrust e alla Procura federale chiedendo la retrocessione del club bianconero in Serie B e la revoca degli ultimi scudetti vinti con l'ombra di queste operazioni potenzialmente illecite.